Cioè, si è versato tutto a terra. Dammelo. Perché prima l'altra bottiglia. Dammelo! 20.000 mi piace oggi, ragazzi. Facciamo il video dove mangiamo 40 Kinder Fetta al latte, io e Graziana, in onore. Hola Yas Family, qua è Pepios. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare un bello, spero, scherzo a Graziana, perché da un po' che non gliene faccio. Quindi ho comprato un po' di roba, capite a me, sapete, il nostro solito giochino. Un po' di Al, un po' di Col e un po' di altra roba, per rendere il tutto un po' più credibile. Farò appunto in modo che Graziana pensi che io stia bevendo mentre sono alla guida. Potrebbe non crederci, però siccome ultimamente capito che siamo andati a qualche festa, noi non beviamo solitamente, però c'erano un po' più Al, un po' più Col, ed è capitato che abbiamo un pochino svarionato. Magari uso questa scusa e dico: no, guarda, mi è piaciuto molto, e quindi in questo caso è andata così, fratelli. Ovviamente, ragazzi, non si beve, se dovete bere con moderazione, e soprattutto non mentre guidate. Non so dov'è, dato che ci dovevamo vedere, ma non le scrivo. Gra, dove sei? Ti passo a prendere. Sì, e da dove andiamo a prendere? Mi sa che ha già bevuto Graziano rispetto a me. Vieni, ma da dove? Ah, da zia. Ok, passo a prendere Graziana. Io sto aspettando Graziana sotto la casa della zia. Al è qui. Ora apriamo Al. Ovviamente più tempo. Mi ammazzano, ora mi ammazzano i miei, perché gli ho sporcato tutta la macchina. Oh mio Dio. Mamma e papà che vedrete questo video, mi dispiace se vi ho sporcato la macchina, ma non, cioè, è impossibile, ragazzi, è esplosa per magia. Guardate che cosa ho combinato. Io sono completamente bagnato. Qua ho asciugato il prima possibile, ma l'unica cosa positiva è che almeno ora puzzo di Al. È un po' problematica come cosa, però... Aspetta un attimo, scusa. Sono comodo. Che io... Ma secondo te io non sto incasinata in sto periodo? Cioè, 10.000 cose. Spero veramente che si possa fare. Cioè, beh, sì, vabbè, sicuramente settembre sarà tutto più veloce, rapido. Sì, che... Ahia! C'è un'ape. C'è un'ape. Ci risentiamo con calma. Appena mi arriva l'email ti dico. Si è tolta? Sì, allora. Perché mo stanno in ferie più che altro. Quindi appena mi arriva la mail, tra giro. Eccola. Oh, che manesca questa ragazza. Va bene, ok. Un bacio. Ciao maestra. Ciao. Mi hai salutato? Hai finito? Di che? Fermi fare le figure di me. Chi era la maestra? La maestra. E chi è? Alessandra. La maestra Alessandra. Tutti maestri nella vita. Ah vabbè, la vita è questa. Che è tè? Tè, è prosecco. A limone, dentro c'è il tè. Oh! Prosecco. Dentro c'è il tè. Oh! Stai guidando. Sono fermo veramente. Perché stai bevendo? C'è il tè. Ma sei puzza. Il tè puzza. Si sente puzza. Oh! Graziana! Stai guidando! Dai, che cosa non la so guidare io? Cosa? La macchina. Non mica devi guidare tu. A parte che se avessi bevuto, andrei meglio guidarla io cieco che tu da sobria. Hai finito? Me lo dai? Me lo dai? Oh! Ma... Mi puoi lasciare in pace? Aspetta, mi stai facendo venire il dubbio. La smetti di fare il cretino? La smetti di bere? Scendi dalla macchina. Oh, si sta ribaltando la situazione. Cioè, si sta ribaltando la situazione. La macchina è mia, scendi dalla macchina. Sì, guido io. Metti la cintura che ora si parte. Non si parte niente. Parto sulla luna, piccola. Dai, per favore. Dammelo. E già si è versato tutto a terra. Dammelo. Perché prima l'altra bottiglia. Dammelo. Grazia, si fa male. Dammi sta bottiglia. Soffre. Te la butto tutta addosso. La macchina non è mia. Non mi interessa. Ma soffre. Ma come ti viene? Come ti viene? Un euro e 50. Come ti viene? Se si versa tutto, lo raccogli con la lingua. No, ti rompo la bottiglia in testa. Ecco che devi fare la manesca. Oh! Ti rendi conto? Posso parlare in quanto uomo emancipato? No. Ti rendi conto che sono le 4 di pomeriggio e stai bevendo? Non è bello, muoviti. Tu guarda, va, fai così.
Dammi! Fallo di nuovo. No! Più prima più fa. No, intanto non urlare, perché la testa poi fa il tagada. Io come l'ho comprata? Sta scritto la gioiosa. Sei felice, io sono felice, la vivo, capito? Era contenta. La gioiosa itamorosa. Non so che cazzo ti farebbe il nome. Graziana! Ehi, devi, allora, tu hai una cosa. Graziana, aiuto. Basta, per favore. Aiuto, ragazzi, per favore. Aiutatemi. Allora, due sole cose. Sì. Fai guidare me. No. Allora dammi la bottiglia. No. Dai! Te la do dopo. Cosa? La bottiglia. Ah. Devi guidare! Va, fa culo però. Ecco. E ora che faccio? Abbiamo finito il divertimento. Graziana, non fare così. Lo pagate queste bottiglie. Non mi interessa. Dove vai, Graziana? No. Sta pure bagnando. Questo è ciò che ti meriti. Perché mi fai questo, Graziana? Che ho fatto di male? Guido io. Graziana, allora, ti spiego una cosa. Se io diventassi sordo, muto, cieco e senza mani, ubriaco, guiderei sempre meglio di te. Questo non lo dico io. È un detto, l'ho trovato nei Baci Perugina. Ha scritto a Graziana, tipo Leopardi. Cioè proprio fa, questa è una poesia a Graziana. Ma è finito. Vabbè. Vabbè, comunque... ti ho portato un regalo. Se chiudi gli occhi te lo faccio vedere. Se non chiudi gli occhi non lo vedrai mai. Che cosa hai portato? Che hai portato? Chiudi gli occhi. Oggi ti vedo più deficiente del solito. Mi stavi insultando. E infatti mi sono trattenuta. Quando ti faccio guardi, ok? Perché mi devi fare È perché sarò immobilitato, ok? Ma dai, io che ti sto pure dietro. No, veramente sei accanto. Ma tu sei ringrazio. Tu sei grande. Aspetta, devo mettere il tap. Fammi mettere il tap. No. Fammi mettere il tap. È all'orlo, è all'orlo. Deve scendere prima di. Ma porca la miseria! Mi sbaglio la macchina! Dammi! Gra, se lo tocchi. No! Oh! Dammi! Dai! Dammi! Dammi! Aia! Ti prego, oggi mi viene da piangere. Vedi tua zia, c'è un po' di limoncello. Ma ti rendi conto che noi da qua non ce ne possiamo andare? E chi se ne vuole andare? Sto bene. In compagnia con un po' di vinello. Cioè, sei stato di citaralini, due olive di lusso. Facciamo Puglia in macchina. Graziana! Dammi! Dammi! Hai oltrepassato il limite dei decibel consentito per la soglia umana, eh? Ma vedi come stai? Graziana Taverlello. Lello, voglio diventare un suo seguace. Ti dico la verità. Ora, io un po' fatto mi sento. Fatto? Ma se stai pieno? Tu sei pieno fino a qua. No! Io so! Dammi! No! E se so urlare pure io? No! Quando ero piccolo diventavo biondo, super saiyan. Ora non ci riesco più. O mica addosso pure, non lo so, dipende dalla situazione. Madonna mia. Oh, e non mi fai bene in pace, mannaggia la miseria. Allora, mo, cioè andiamo a casa e tu bevi per fatti tuoi e a me non mi vedi più. Non puoi stare così, ti rendi conto? Fammi assaggiare. Ok, dai, puoi assaggiarlo. Graziana. Dammi il tappo! Ora tu non devi urlare, bro. Dammi il tappo. Hai un problema di acustica. Dammi il tappo. Io sto diventando sordo. Dammi il tappo. Io dalla. Dammi il tappo! Qua il tappo sei tu, tra i due, perché sei alta un metro e tre tappini. È finito? No, se mi dai la bottiglia. No. Allora, o mi dai il tappo, o ti butto anche questa. Oh, me lo dai, o me lo prendo. Mi dai? Scegli tu. Dammi il sui tappo! Iniziamo con le volgarità oggi. Tu sei un mago, Dammi! Io sono cosa? Un mago. Un mago con i fiocchi, direi. Una volta studiato un pochetto. Dammi! È il Taverlello a scegliere il pepe, il signor Potter. Dammi! Non urlare più, però, che mi prendo un po' paura. Mamma mia, ce la possiamo andare a casa? E ma ce ne andiamo, ma non è un problema. Ti ho detto, fammi vedere un po' che c'ho la gola. Io non ti faccio bere un c***o di niente. Posso andare ora? Ti senti più soddisfatta? Non lo so. Vai piano. Puoi anche parlare comunque, non c'è bisogno di rendersi così ridicoli. Sono nervosa. Nervosa, Antonio? È vero, signor Antonio. È nervosa oggi. Mi fai innervosire. Nervosire. Ma tu mi prendi per il c***o? Oh, aspetta. Fai, ma sei c'è acqua qua dentro. L'acqua ce l'ha. Tua sorella sta qua dentro. E lì c'è un signore. Grazie. Madonna, smettila! Siamo al limite del ridicolo, per favore, per favore. Graziana, fammi ma ti rendi conto che sei Firmo, era Taverlello. Ora è San Crispino, il nostro vino. Dammi! È buono questo. Dammi! Vabbè, tieni. Uno non può fare niente, non può neanche decidere autonomamente. Io non riesco a capire qua. Cioè,
Finiscila! Ah, lo so. Cioè, ti sei portato i brick. I brick? Al supermercato non è che posso chiedere quale prendere. Ma già andiamo a casa e non ti parlo più per... Ma tu, grazie, 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 grazie. Guarda, guarda. Veramente, io oggi finisce male. Bravo. Sì, ma questi due brick che cosa facciamo? Li buttiamo nell'indifferenziato o me li bevo io? Tu prima mi accompagni a casa, poi fai quello che vuoi. Vabbè, ma ti parto. Oh, ma tu mi stai prendendo per il c***o. Bravo, dammelo. Sì, ce la faccio più, grazie. Non ne ho altro, ho comprato solo quello al supermercato. No, no! Già ho sborgato tutta la macchina. No, Graziana, fermati. Abbiamo finito, vuoi tirarmi le bottiglie pure? Ti facevo una bella cenetta al lume di candela. Sai dove te la metto la candela? Vabbè ragazzi, se l'hai preso, non è un problema. Certo, fai le cose pericolose, non mi piace. Non ho bevuto veramente. 20.000 mi piace oggi ragazzi, facciamo il video dove mangiamo 40 Kinder Fetta al latte io e Graziana, in onore. Vabbè ragazzi, vi saluto io perché sei arrabbiata. Tu mi odi. Beh, mo' i Sun Crispin però finiamoceli in mano.